Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo davanti al centro di medicina integrata all'isola di Ariano. Perché? Perché ci hanno segnalato che la gente non riesce a prenotare, c'è una grandissima fila all'interno. Purtroppo in questo momento effettivamente i centri medici sono in difficoltà per le tante richieste, per questa pandemia che non ci vuole lasciare, e naturalmente per saperne di più al telefono con noi Antonio Camisotti, che è medico di Ariano, che fa parte appunto di questo centro di medicina integrata Isola di Ariano. Molte persone che non riescono a prenotare telefonicamente sono costrette anche da paesi non molto vicini, tipo Rivà, tipo le frazioni eccetera, di dover venire qua nel centro per appunto prenotare. Vogliamo sapere da lei il perché di questo disservizio e una giustificazione. Sicuramente quello c'è per le telefonate. Poi se lei veniva a vedere stamattina la coda che c'era fuori dallo sportello, è una cosa spaventosa. Quindi noi purtroppo facciamo quello che siamo capaci di fare con i mezzi che abbiamo. Abbiamo due segretarie con un telefono che suona libero anche quando è occupato, quindi la gente pensa che, sì, che le ragazze, le segretarie non rispondono. Ho segnalato più volte questo problema all'ASL. L'ASL è intervenuta più volte dicendo che il problema è risolto, ma non è risolto affatto. Ci vorrebbe una segreteria, no? Una segreteria, sì, che ti dice rimani in attesa per notare la priorità acquisita, davanti a te hai 10 persone, poi 9, poi 8, poi 7 e via così, come succede quando telefoniamo in giro tutti quanti. Cioè noi medici di base siamo ospitati, non possiamo prendere una linea nostra, capito? Non possiamo mettere noi una segreteria nostra, dobbiamo utilizzare quella dell'ASL. Quindi, non è per cattiva, sì, volontà neanche dell'ASL, per carità di Dio, non voglio che passi questo messaggio qui che sarebbe sbagliato. Perché è un problema tecnico, come diceva il sindaco, ce l'hanno anche loro in comune. È un problema del tipo di centralino, sì, che è utilizzato, capisci? Ecco, quindi lei dice che con un intervento fondamentalmente non oneroso, qualche centinaio di euro, si potrebbe mettere un punto centralino dove si segnalano i tempi di attesa per quanto riguarda la risposta e non accusare giustamente il personale. Purtroppo stiamo fronteggiando un'emergenza che noi non abbiamo i mezzi, capisce? Perché è una situazione incredibile, è incredibile. C'è anche una domanda che sta straripando, facciamo fatica a fronteggiare, la gente deve capirlo, insomma. Non è una situazione normale questa qui. Ecco il perché che è il disservizio, ma hai voglia tu, è un collo di bottiglia che questi due segretari che rispondono, e da me ce n'è una sola, Dariano, e così è. Perfetto, dottore, noi la ringraziamo per la sua disponibilità. Allora facciamo un piccolo riassunto, basterebbe perlomeno per far capire alla gente che non è un disservizio ma effettivamente la centralina è occupata, e mettere questa centralina dove si possa dire quant'è il tempo di attesa eccetera, vedete quante persone stanno andando in questo centro, e quindi facciamo un appello all'ULS, ringraziando naturalmente anche il personale che è all'interno, che sta veramente affrontando un'emergenza inaspettata.